mi dica, vado? Beh, innanzitutto grazie, anche se ci conosciamo, grazie di cuore. Abbiamo deciso immediatamente di fare appunto questa breve sintesi del lavoro che abbiamo svolto con il Presidente del Consiglio Letta, appena tornato dall'America, che ha avuto per oggetto, c'era anche il Vicepresidente del Consiglio, nonché Ministro degli Interni, che ha avuto per oggetto l'incontro. L'oggetto dell'incontro è stato all'affronto dell'emergenza casa. La prima osservazione che ho presentato al Presidente del Consiglio e che è sotto gli occhi di tutti è che il problema della casa è un settore ed è un problema che prioritariamente il Governo ha posto al centro della sua azione. Non a caso entro il 30 ottobre, e lo diciamo perché i tempi sono, c'è da convertire un decreto, verrà appunto convertito in legge il piano casa varato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto. Nell'incontro si è detto che la strada tracciata dal piano casa è la strada da seguire anche con azioni ulteriori di rafforzamento. Qual è stata la strada che il piano casa ha tracciato? L'emergenza nell'emergenza è il problema degli affitti. Allora dobbiamo rafforzare quelle azioni già presenti nel decreto, che in particolare sono andati su tre punti. La prima, un rifinanziamento che nel percorso parlamentare è arrivato a 100 milioni di euro per il fondo affitti. Il fondo affitti è uno strumento tradizionale, non è uno strumento nuovo, che purtroppo nel corso degli anni aveva visto venir meno le dotazioni, addirittura purtroppo lo scorso anno era arrivato a zero. Quest'anno abbiamo con il piano casa varato, ridato dotazione a questo fondo affitti, che ricordo è a disposizione dei comuni, per 100 milioni di euro. Ma la novità vera, ed è quello su cui noi vorremmo lavorare anche nei prossimi giorni, è il nuovo fondo che è stato individuato dal piano casa, che è la vera novità di tutta la legislazione sul tema degli affitti, e cioè quella che riguarda la costituzione di un nuovo fondo, per il momento di 40 milioni di euro, che riguarda la morosità incolpevole. Cosa vuol dire morosità incolpevole? Vuol dire che drammaticamente l'emergenza nell'emergenza ha fatto evidenziare una nuova categoria di persone, di famiglie che hanno sempre pagato l'affitto, sempre, e che improvvisamente per la causa della crisi economica si sono venuti a trovare nelle condizioni di non poterlo più pagare. Sono cioè morosi, ma non sono morosi colpevoli, sono morosi che determinati dalla condizione economica. Allora, ed è questo quello che noi crediamo essere la novità dell'intervento, questo fondo che oggi è dotato di 40 milioni di euro, che appena la legge sarà convertita dovrà vedere nei giorni successivi un regolamento di applicazione, va a intervenire per la prima volta non semplicemente con l'azione della proroga degli sfratti, ma con l'aiuto diretto a queste famiglie, attraverso, vedremo, dei voucher, concorderemo con ovviamente i comuni eccetera, per in questa fase temporale aiutarli a sostenere il pagamento dell'affitto. Sempre i comuni ovviamente dovranno essere lo strumento di intervento. E infine nel piano casa, che appunto diventerà legge definitiva del nostro paese il 30 ottobre, entro il 30 ottobre abbiamo previsto la riduzione della cedolare secca dal 19 al 15% per tutti coloro che per i proprietari che metteranno la loro casa in affitto a regime concordato. Questa è l'azione, le linee d'azione già previste. Cosa abbiamo deciso oggi? Che sin dall'inizio della prossima settimana saranno convocate tutte le associazioni di categoria coinvolte, i rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali, per raccogliere ulteriori proposte di rafforzamento delle azioni già messe in campo. Il 31 ottobre, cioè il giorno dopo l'entrata in vigore della legge, perché questo è importante, dobbiamo dare continuità nell'azione legislativa, il Ministro delle Regioni Graziano Del Rio ha già convocato una conferenza straordinaria Stato, Regioni, Province e Comuni per l'affronto del tema. L'obiettivo di questa conferenza Stato, Regioni
province e comuni è di concordare la presentazione di un nuovo decreto legge in continuità con il piano casa varato, che abbia però questa volta, perché nel piano casa poi affrontiamo anche altri temi, l'acquisto per i mutui, l'agevolazione ai mutui per l'acquisto della prima casa, l'intervento su coloro che non possono pagare la rata di mutuo sempre per l'acquisto della prima casa, l'aiuto alle giovani coppie, le risorse della Cassa Depositi e Prestiti. Questo è il piano casa nel suo complesso. Adesso il prossimo decreto dovrà concentrare la propria azione per il rilancio dell'housing sociale e quindi un forte piano di rilancio sull'housing sociale, che è una nuova categoria che vede l'edilizia popolare, l'edilizia convenzionata, l'affitto agevolato, la presenza di fondazioni e nuove politiche per l'incentivazione dell'affitto. Quindi quello che è stato deciso di comune accordo è quello di l'inizio della settimana prossima, l'incontro con le associazioni di categoria, i rappresentanti delle istituzioni, 31 ottobre conferenza straordinaria Stato, Regione e Province, subito dopo, quindi prime due settimane di novembre, nuovo decreto per rilanciare ulteriori azioni di rafforzamento, questa volta su housing sociale e emergenza affitto. Aspettiamo quindi dalle associazioni di categoria, dalle associazioni coinvolte che rappresentano l'emergenza in tutto il suo complesso, in un dialogo una disponibilità di dialogo da parte del governo, in particolare dagli enti locali, quindi comune, province e regioni, proposte concrete la prossima settimana per elaborare il testo del decreto su cui ci si confronterà nella conferenza Stato-Regioni. Nel ringraziarvi di cuore della vostra disponibilità. Buona la prima, vi ringrazio veramente della pazienza che avete avuto.